Calin la quarta, prima delle 10 manche che vedremo in manna in mattinata per questa terza serie. Ieri grandi battaglie, come vedete i piloti dritti per andare ad affrontare la prima curva che è quella del Sutter che riesce a cappottone, se non abbiamo errati, di Oferlen. Non abbiamo visto il numero, ma riconoscendo la vettura, la Polo nera, mi sembra proprio che sia Oferlen col 177. Qualche problemino per un altro dei piloti che abbandona immediatamente la pista. Lo vediamo, dovrebbe essere Kalin. All'interno del salto, in effetti è davanti Sutter, come già ha fatto ieri, anche se ieri c'era un Farni, il pilota con la Golf rossa, che gli ha dato veramente del filo, tanto da torcere. Oggi invece Sutter ha deciso che era il caso di abbandonare la compagnia, essere c'è qualcosa che non quadrava, l'avventura non lo soddisfaceva al 100%, fatto sta che è tutto quello che ha fatto quasi in mezzo cappottone, l'opposto di ciò che abbiamo visto ieri nella hit 1 e nella hit 2. E in effetti vediamo che arriva un pelo tanto lungo. Oferlin era molto lungo, quello che si era girato all'uscita della curva 2. Girato di poco. Wonderful! Davanti, solitario. È già quasi in Svizzera, Sutter. Eccolo qua. Gli altri invece sono ancora Maggiora. A cominciare dalla seconda posizione con 217, Oxenner. La terza col 188 per Strickler, poi la quarta, 130 Dozega, ora di quinta, parte di sesta decisamente, sotto, quello che abbiamo visto ieri era un altro. Non tutte le giornate sono identiche, non siamo fatti con lo stampino, quindi un giorno ok, l'altro. Oggi è Oferlin si è ripreso, diciamo anche che non riescono a distruggere da poco. Queste sono due ruote motrici che quindi non hanno proprio una botta di adrenalina, di potenza. Eccolo qua, diciamo, ma dove è finito Sutter? Era già qua sotto. Recuperato mezzo secondo Oxner, tanto per far capire che Sutter non è una scappagliata. Ricordo che invece del 4 giri con cui si corrono le hit del Rally Cross, qua siamo sul 5 giri, delle gare di autocross tradizionali, poi ce ne saremo 7 invece nella finale, tutte quante le tratti. Sarebbero le categorie, ma gli svizzeri in tedesco le chiamano grazie. Si è ripreso bene comunque Oferlen. Vediamo se per caso si è accorto che aveva mollato un po' tanto gli ormeggi Mr. Sutter, e se si riprende dai 5-4 che aveva prima. 5-3, ancora perso un decimo, però qui spinge, nel senso che se la sta gestendo, come si dice in gergo. Miglior tempo se in ogni caso è di Oxenner. Secondi, però
ormai la bandiera a scacchi è pronta nelle mani di Roby Gambaro per Sutter. Saluti di Smith, partito come un missile. Adesso mi appena arrivo, tutti gli altri dietro a cominciare da Calto. Che è uno che normalmente picchia il giusto. Qualche problemino in uscita dalla seconda curva, praticamente l'uscita del giocatore. Ah, ecco, adesso che lo memorizziamo, Smith ieri ha avuto dei problemi, passava all'interno e lo buggerava al salto con la traiettoria interna, lui rimaneva largo. Oggi uno è andato via che sembrava avesse lo shuttle. Calda, staccatone con la sua onda. Con 201, quindi Ragewood, Fuchs, Foley, Push e Gump, questo è l'ordine. 52.786, Smith fa sul serio, ha detto non vi faccio vedere che cosa faccio a Pasquetta. Pasqua facevo un po' di pistola, ma come arriva la Pasquetta non c'è trippa per gatti, come dicono quelli bravi. E lui sta inanellando giri su giri su giri. La sua Toyota ruggisce. 52.600 nuovo, nuovo record di questa Mash. Calte resiste. 6.9 è andato a 9.3. Mamma mia! La nostra notte porta consiglio. Ha smesso, ha fatto trovare l'ambaradam per riuscire a far sì che nessuno lo possa più insidiare neanche minimamente. Ma all'inizio l'attacco dell'ultimo giro, ormai Roby ti conosco anche di schiena quando fai segno, chiaramente siamo all'ultima tornata, il nostro grande contagiri. E ancora lui, 52.088, non si perdi, come si dice. E nonostante un grande cult, arriva il mezzo giapponese, molto Toyota, la 1-2. Sono 2.07 ad ogni giro che va, infatti siamo già arrivati dopo 4 passaggi a 11.09. Mamma mia, mamma. Bandiera a scacchi, Roby Gambaro è già pronto, guardate il distacco, sta uscendo adesso Calda alla 4, mentre Smith è già all'ultima semicurva, all'ultima curva, e una grandissima prova di Smith. Occhio, benissimo, ieri qualche partenza falsa, oggi fortunatamente via tutti con il semaforo e continuiamo così, che va meglio, con 310 Soler! Ultimo, non male, diciamo che avrà di che meditare. Dice, sono partito dalla pole a maggiore, ho fatto tutto il rettilineo da primo a ottavo in un colpo solo, not bad. Davanti intanto con 304 abbiamo Faster, seguito da Soler, questi erano due dei tre della prima fila. Vai Soler. Poi Marder con il 1688. E poi ce li andiamo a vedere quando transiteranno. Adesso vogliamo la rimonta di Fluke, uno che mi parte dalla pole con la sua SWF, non può rimanermi lì in fondo come una qualsiasi. Che belle frenatone sull'umido qua. Eccolo qua, scatenatissimo Fluke, sta cercando di recuperare.
Vettel, Soler, Marder, Ebner, Jeremy Marti, Dosegger, Krause, Fluck. Ma Fluck, secondo vado me, Soler, vai! Sta recuperando e farà vedere ancora altre cose. Mentre parlavo, si è schiantato di punta all'uscita della curva 2. Non è giornata. Come cambiano da un giorno all'altro? Prima abbiamo già visto che cosa è successo ad un grande protagonista ieri, quale Farni, che come si dice in gergo non ha toccato il boccio proprio. Adesso tocca a Fluck, che parte dalla porta, diventa ultimo dopo due curve, dopo una curva, e si va a schiantare al fondo. Lì tra l'altro bandiere gialle dalla postazione 3. Attacchi. Puttana Eva! Cacchio! Brutalmente proprio Soler. Dai! Vabbè! Presa in pieno, cazzo! Sta diventando un posteggio pubblico tra un po'. Guarda il pilota di quella verde, era così. No. Ci si salva in qualche modo. Chiaro, la posizione in cui la vettura si è fermata non è... Ragazzi, abbiamo in mezzo! Vediamo come ne escono, bene, adesso hanno memorizzato che lì c'è la vettura. Dai, Soler! Sorguagliata, ferma, dall'inizio di Fluck. Diciamo che l'allineamento della ruota posteriore sinistra della vettura di Krause non mi lascia ben sperare. Però dai, anche per Mr. Soler questa manche è da mettere nel cassetto del dimenticatoio. Più che altro, due dei tre in prima fila hanno portato a casa veramente poco barra nulla. Si va a staccare. Fai intravedere la bandiera nera come minaccia dal nostro Giulio. No! Che l'ha fatta vedere arrotolata, come dire, posso che alla prossima la sviluppo completamente e tu torni a casina. Ok? Macchine che portano già un po' di segni ovunque. Bandiera a scacchi ormai nelle mani, ma sono lì, sono in tre ancora vicini. Si può giocare ancora qualcosina? No, no, perché in uscita di quella curva basta non commettere errori, mantenere la propria posizione e la si porta a casa. E questa volta la porta a casa proprio. Normalmente come un missile, bisogna vedere però se la porta a compimento. Andati senza false partenze di nessun tipo. Ancora lui, ancora lui, ancora il spinta. Riesce a ripartire. Porca troia, che tigo! Intanto però ha già subito perso Spin ben due posizioni a favore di Sutter e di Fluck, cosa che si ripete questa volta, come vi avevamo detto, nella terza serie di Manche. Abbiamo il vero Farni, lo rivediamo battagliero con la sua GoPro rossa, che è tornato in terza posizione dopo aver fatto due manche veramente anonime rispetto a ciò che avevamo visto già ieri. Eccoli qua. Quarta posizione, Oscar,
Ebner, decimo Stricker, undicesimo Himmelsberger e dodicesimo Soler. Questo il responso del primo giro, poi verso il fondo un quintetto a un metro uno dall'altro, sono adesso alla curva 4 e sono nell'ordine Fassler, Marder, Ebner, Strickler, Himmelsberg e poi staccato in ultima posizione con 310 Soler. Intanto nuovi passaggi per Kant, per tutte le persone. Su due ruote, siamo sempre in quel famoso quintetto dal sesto un po' dal settimo in poi, che sono lì a strettissimo contatto di gomito. Intanto ancora difficoltà per Schmidt, che dopo la prima posizione della partenza, crollato in terza, adesso è andato in quarta, adesso è pure attaccato da Ochsner con il 217, quindi gara per lui decisamente pesantuccia. Non così per sempre lì appiccicato gli uni agli altri, nessuno prende due metri di vantaggio, nessuno ricede, adesso però la posizione no, la va a recuperare Marcar continua anche per le ultime posizioni, anche per gli ultimi due, addirittura vanno ad invertirsi tra Himmelsberg e Strickler, intanto davanti ci pare che Kalt sempre lì, fanno la S e la curva 3 appiccicati, poi qui qualcuno tenta qualcosa di strano con un passaggio all'esterno muro. E poi supportellano, poi riattaccano e sono nuovamente in 5 ricompattati, bellissima questa, forse davanti sarebbe ancora più entusiasmante, però i duelli sono belli, basta che ci siano, non importa se per il primo o per il settimo o per il il quintetto di tutti si è allargato di distacco, che però si va a ricompattare all'ingresso della curva numero 3, questo è sempre divertente, è bello questo quintetto. Intanto davanti, e ricordo che siamo a 7 giri per quello che riguarda la finale, quindi decisamente più importante è tutto il calcio. Ma che staccato! Potrebbe diventare sul finale, ma non è più caso perché siamo ormai alla chiusura, siamo ormai in vista del
del traguardo. Siamo in vista della bandiera a scacchi nelle mani di Romy Gambaro. Attenzione, vanno a chiudere. Shooter, 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 shoot out.